come dice il nostro motto, esserci sempre, noi ci siamo. E devo dire che sono molto orgoglioso di quello che i miei uomini hanno fatto quest'anno. La Polizia di Stato festeggia il suo 171° anniversario dalla sua fondazione anche nella provincia Bat, dinanzi al Maniero Federiciano di Andria, che spicca su tutto il territorio. La cerimonia è stato un momento di festa da condividere con tutte le associazioni del territorio e la cittadinanza per avvicinare la figura delle istituzioni e rendere noti i risultati raggiunti in quest'anno. Sicuramente un bilancio, a mio modo di vedere, è positivo, un bilancio che ci vede impegnati sotto tutti i profili. E abbiamo incentrato la nostra attività principalmente sul controllo del territorio. E molto soddisfacenti sono stati anche i risultati sotto il profilo investigativo. E poi abbiamo portato avanti in quest'ultimo anno anche molteplici iniziative di prossimità, che ci avvicinano sempre più alla gente. Anche oggi ci sono tanti amici della Polizia di Stato, ci saranno tanti studenti, tanti cittadini che hanno condiviso questo percorso assieme a noi. Nodo fondamentale da sciogliere per la sesta provincia pugliese resta quello dell'organico e del personale, risicato sia per il numero, la quantità di reati da fronteggiare e reprimere, sia per l'estensione del territorio da controllare. Nonostante tutto, il questore ha espresso tutto il suo ringraziamento per le donne e gli uomini impegnati quotidianamente a difesa della Barletta Andrea Trani. Sicuramente il problema dell'organico esiste parzialmente, nel senso che progressivamente il Ministero sta inviando personale e quindi via via verrà ripianato questo deficit, diciamo. È chiaro che c'è bisogno di un maggiore impegno, per questo io oggi coglierò l'occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, perché per l'impegno che hanno profuso e che ci ha permesso di esserci